Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Kenny. Oggi un ulteriore epic fail della resina. Ormai i miei video si chiamano tutti così, epic fail, perché non sono ancora bravo. Comunque, ieri ho fatto delle prove con dei nuovi stampi, alcuni non li ho usati, e vi faccio vedere cosa mi è arrivato prima. Mi sono arrivati questi ingranaggi, però siccome sono molto sottili ho evitato di fare danni. Sono arrivati anche questi ingranaggi, anche questi molto sottili, e per far penetrare la resina qui dentro mi sei ammazzato. Poi ho preso questi qui di Star Wars, che credo siano per dolci, però poco importa, ma non li ho usati. Poi ho preso i cristalli, questi qui, degli unicorni, un drago, un orsetto, un orologio, che so già che è venuta una schifezza, gli uccellini e questo cameo. Questa volta, anziché usare la Fill Crystal, ho usato la resina High Creation. Quella che dovrebbe asciugare in 3 ore, però non si è asciugata, infatti l'ho fatta ieri e fino a ieri sera non si erano ancora asciugati, quindi stamattina ho dovuto fare il video. Allora, principalmente queste sono delle prove, anzi sono arrivati anche questi camei. Principalmente queste qui sono delle prove, perché innanzitutto volevo vedere la trasparenza di questa resina, che rispetto alla Fill Crystal dicono che sia molto più trasparente. In effetti la Fill Crystal della Reschimica è trasparente, ma un trasparente sporco, non completamente trasparente, quindi non è cristallino. Poi ho voluto provare a sfumare i pigmenti che presi da Sparkly Treasures, questi qui, e vediamo un po' cosa ho combinato. Innanzitutto ho fatto degli stampi solo esclusivamente trasparenti, proprio per vedere la trasparenza. Alcuni stampi ho usato il pigmento per colorare e in altri ho usato il pigmento direttamente sullo stampo. Quindi ora vediamo le varie prove che ho fatto e i vari risultati. Innanzitutto vi dico che io ho esagerato con la resina e qui verrà una schifezza, perché ho sbordato troppo. Però vediamo un po', magari lo limo e vediamo cosa succede. Vediamo un po' cosa succede. Qui ho usato il pigmento bronzo. Queste lancette sono un po' complicate da limare, quindi per questa volta eviterei. Comunque, se fatto bene, dovrebbe essere carino. Le lancette, vabbè, questa era una prova, fuori uno. Poi anche qui ho sbordato, però questi erano degli scarti, quindi poco importa. Insomma, sono carini questi uccellini. Questi posso provare a limarli. Vediamo questo. Sono carini, molto piccoli, magari per fare
dei charms per dei bracciali. Ok. Ho provato a fare due unicorni, uno effetto Galaxy e uno effetto arcobaleno. Qui ho visto già che ho sbordato e quindi si sono fusi due cavalli, però andiamo a vedere. Molto carino questo cavallo, mi piace, che è un unicorno, molto molto bello, ha il fiocco, i colori non sono molto accesi, però è carino, si sono sfumati anche bene colorando lo stampo, mi piace, almeno una gioia. Qui posso limare tranquillamente e ok, anche questo da limare, fatto con argento, eccolo qua, sono molto carini. Questi stampi li ho presi da Wish e AliExpress. Ora vediamo questo unicorno con effetto Galaxy, molto carino, sì, anche questo da limare, però non è un problema. I colori si sono sfumati molto bene, mi piace. Bello. Ora andiamo a vedere come viene il trasparente con questa resina. Prendiamo prima questo. Sì, è decisamente più cristallina rispetto alla Fear Crystal. Molto bello. E poi vediamo questo qui. Non si sono del tutto asciugati. Pensare che io l'ho fatti ieri alle 7:30, oggi sono le 8 di mattina, quindi è stata tutta la notte ad asciugare, invece no. Però anche questo qui è molto carino. Poi vediamo questi qui che mi dannerò a farli uscire e vedremo come cosa ho combinato. Niente, per questi cristalli al momento non riesco a farli uscire, anche perché non sono ancora asciugati, quindi se provo a prendere una pinzetta e toglierli si sformano, quindi li lascio ancora asciugare e magari provo più tardi. Poi qui era avanzato un uccellino carino. Da premettere che la maggior parte degli stampi non si è ancora asciugata, quindi 3 ore il piffero perché non si asciugano in 3 ore. Vediamo questo cameo. Sono ancora appiccicosi. Eccolo. Carino. Ho usato il bronzo, anche se sembra arancione. Poi vediamo questo qui. Ho usato sia l'oro che l'argento, sempre dei pigmenti in polvere. Questo è molto carino, sempre da limare, vabbè, carino, sì sì, mi piace. Poi quest'ultimo cameo, carino anche questo. Per ultimi, cioè questo orsacchiotto che ho fatto dorato, molto bello, sì, mi piace. Sempre con l'oro perlato. E infine il draghetto. Oddio, draghetto non tanto, un bel drago possente.
Ah, questo mi piace, è venuto molto bene. Io ci farò una collana con questo. Molto molto bello. Mi piace. Ok. Allora, mie impressioni sulla iCreation. Non asciuga in 3 ore. Io l'ho fatta ieri alle 7:30 di sera, quindi alle 19:30, e ora che sono le 8, quindi ho cominciato mezz'ora fa, per le 7:30, non si sono ancora asciugati del tutto. Quindi 3 ore è il piffero, perché non asciuga in 3 ore. Potevo capire che non si asciugavano questi qui, che sono molto più spessi come spessore, sono molto più doppi. Ma questo qui, che è molto sottile, è ancora pieghevole, quindi non saprei. Comunque, come resa finale, il trasparente è migliore rispetto a quello del Fit Crystal, quindi un punto a favore. Però per l'asciugatura non ci mette 3 ore, quindi non catalizza in 3 ore, cioè catalizza, però non si asciuga molto bene. Sarà che è inverno, fa freddino, però potevo capire un 5-6 ore, però sono passate dalle 19:30 alle 8 di mattina, è passato un po' di tempo. Comunque, sto aspettando degli stampi da Gea Creation a tema Harry Potter. Sto aspettando anche dei pigmenti presi da Miniature Suite. Quindi rimanete sintonizzati. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.